Forse dobbiamo fare proprio uno slow food della musica come proponi tu, cioè trovare un gruppo di musicisti che forse anche stimolati dal 432, potrebbe essere un'idea, si legano a fare un qualche cosa di diverso, insomma, a vivere il proprio tempo nel tempio. Che dici se ascoltiamo ancora un po' il tuo strumento? Bene. Grazie Paolo. Comunque Alberto, lo stavo guardando, ha la tonica intorno al sol. 432 però, sol 432. E l'ho scelto lì apposta. Fantastico, ti ringrazio. Mi piace molto il sol. Chiaramente si sentono anche le dinamiche, hai fatto un esempio di quello che è la dinamica sfumando, e quindi abbasso la compressione musicale, io con i master che sto facendo adesso in questo momento. Pensate che, vi faccio solo un passaggio tecnico, lo dico per i miei due amici che sono musicisti, ma penso che anche qualcuno di voi possa capire, questa compressione di cui si parlava prima, in molti fonici, miei amici, stiamo cercando di ridurre questa compressione di questi 6 decibel, perché riteniamo che sia bello ritornare alla dinamica della musica, quindi insomma ce ne freghiamo. E c'è un ragazzo che ha un canale YouTube piuttosto seguito, si chiama Riperiani, che io ogni tanto seguo, e ha fatto un esempio di quelle che sono le compressioni delle musiche uscite da Sanremo. Sono una roba terribile, dice, quasi al limite della, chiamiamola, non professionalità, cioè con dei canoni che sono al di fuori di ogni dinamica, di ogni pensiero, cioè quasi cose che rendono brutta la canzone dal punto di vista tecnico, anche se la canzone può avere una sua bellezza, diciamo, nella sua espressività, vengono tarpate le ali a questa canzone, proprio in questo tipo. Ma nel nostro modo di parlare, anche di tutti i giorni, le dinamiche sono fondamentali, anche se non ce ne rendiamo conto, se ci pensiamo. Sì. No? Con la persona amata parliamo piano, con delicati, con la persona con cui stiamo litigando stiamo la voce, quindi è fondamentale la dinamica, no? Nella comunicazione tra individuo e individuo, figuriamoci nella musica, che deve trasmettere comunque la musica a priori un'emozione, se la piattiamo è come se noi parlassimo come se fossimo dei robot. Certo. Io la penso così, dico, no? Sbaglio. E poi la cosa, appena detto, la cosa sussurrata la fai con la persona amata, quindi bene o male sussurrare vuol dire essere anche in una centratura dove tu parli con le persone e parli così, insomma, sostanzialmente, insomma,
hai una vicinanza, un'intimità. Esatto. Quando poi invece devi urlare, ti devi allontanare così, devi allontanare il microfono perché sei incazzato con quella persona là, perché ti ha sorpassato, perché ti ha tagliato la strada. E quindi questo modo di, che usano anche, non so, nelle radio certi speaker, ehi ragazzi, siamo tutti qui, andiamo a ballare, cioè è quasi da giostra fondamentalmente, è un modo anche di diffondere una cultura, hai fatto bene a citare questa cosa, che è in qualche modo sbagliata, cioè ti porta verso un linguaggio che va in una direzione, secondo me, di distanza. Però io tendevo a, e mi rivolgo qui a Sitar Valla, perché ho seguito in questi ultimi periodi di cosiddetto lockdown un ricercatore che si chiama Corrado Malanga, che abbiamo citato anche prima, che ha fatto una ricerca sulle piramidi molto molto interessante. Se vi interessa andatevelo a cercare, Corrado Malanga, e pare che la costruzione delle piramidi, delle ultime ricerche sue e non solo sue, siano basate sul numero 432 per la costruzione. La piramide, vi riporto in sintesi quelle che sono le sue teorie, anche se andrebbe bene approfondire perché è molto complessa la cosa, però dette in sintesi, il 432 era il numero fondamentale per la costruzione, per la misura delle piramidi. In realtà le piramidi ci hanno sempre raccontato che sono delle tombe, poi abbiamo già scoperto da anni che probabilmente quasi sicuramente non erano tombe. Pare che il loro utilizzo sia quello di essere dei risuonatori, cioè quindi praticamente, immaginate per un musicista sapere che è stato uno strumento musicale, quale gioia. Il Nilo, ovviamente non c'era il deserto all'epoca dei faraoni, il Nilo entrava in certi momenti nei cunicoli dentro la piramide, questi cunicoli stretti che noi vediamo non erano passaggi per uomini o chissà che, entrava l'acqua, era come una diga sostanzialmente, entrava l'acqua, era come il mulino, risuonava nella stanza di fondo, e questa frequenza che produceva, che era una frequenza specifica che chiaramente aveva attinenza col 432, pare che fosse il 512, cioè il corrispondente Do, andava proiettato nella stanza del faraone, che percepiva col terzo occhio, percepiva questa frequenza col terzo occhio, veniva stimolato il terzo occhio con una forza dirompente data dall'acqua e da questo suono. E poi accadevano cose che andrebbero poi approfondite, perché pare che a quell'epoca col terzo occhio ci si comunicava, non c'erano i cellulari ma c'era il terzo occhio, e guarda caso il nostro terzo occhio è quasi stato cancellato, vero? Che poi è la frequenza indaco e la frequenza del risveglio fondamentalmente. Tu che ne sai più di me, vuoi, vuoi dire qualcosa a questo proposito? Vabbè, noi oggi abbiamo parlato di chakra e musica, no? Quindi ci sono delle simbologie, cioè dire con certezza assoluta che una certa simbologia corrisponda esattamente a quella cosa, ovviamente non possiamo farlo. Ci sono dei simboli che sono acclarati, però ad esempio non so, la pigna è il simbolo della ghiandola pineale. Ora io vengo da Sanremo, voi sapete che il simbolo di Sanremo, della città di Sanremo, è la pigna. Sanremo, città della musica, ha come simbolo la pigna. La pigna voi la trovate in due modalità, o con tutti gli steli, i petali, diciamo, chiusi o aperti. E anticamente questo era il simbolo della persona risvegliata, cioè se il simbolo della pigna aveva tutti gli steli, diciamo, aperti, cioè come si chiamano in termine tecnico, i petalini della pigna, no? Tutti attaccati e chiusa, aperti, e vuol dire che la pigna è aperta. Quindi la ghiandola pineale aperta era il simbolo del risveglio. E è curiosa questa cosa qui, si trova in tantissime culture, e anche nella cultura egizia questa cosa è evidente. L'occhio che si trova in tantissime raffigurazioni egizio è praticamente lo sguardo in sezione della ghiandola pineale, che si diceva anticamente essere la porta d'ingresso dell'anima, cioè praticamente il trait d'union fra il corpo fisico e il corpo astrale e lo spirito. Però non ho capito la domanda che mi hai fatto, no. Nel senso, cioè, la cosa delle piramidi io l'ho affrontato tanti anni fa, e visto che hai parlato spesso di Corrado Malanga, a sto punto indago 2022 ci sarà Corrado Malanga qui. magari avere un ospite di questo rilievo.
Non so se la domanda, se ho capito bene la domanda. No, beh, diciamo che stiamo parlando a ruota libera, perché ci siamo detti prima di incontrarci che questo è quasi un incontro, lo dicevamo, un incontro di amici al bar, per cui lasciamo che il flusso dei nostri pensieri, insomma, vada intorno a questi argomenti. Per cui io ho avuto queste sensazioni, ne abbiamo parlato in questi giorni, quando, insomma, anche ieri quando ci siamo rivisti, sì, la ghiandola pineale, cioè tutti questi elementi che riguardano anche, che toccano il mondo orientale e quindi anche il mondo antico, il mondo delle, ecco, le argomentazioni ritornano in qualche modo, cioè la ricerca di Malanga ci riporta verso queste conoscenze antiche. Che tra l'altro anche loro, vedevo un servizio recentemente, e anche i faraoni, diciamo, in base alle dinastie cancellavano, cioè arriva una cultura, poi la cultura successiva cancella, e riscopriamo sotto la cultura del faraone precedente, che il faraone successivo ha cancellato quella precedente per essere lui ad emergere. E qui chissà che misteri ci sono dietro, chissà quante conoscenze ci sono state tolte nel tempo. Ho visto, quando sono stato in Egitto, ho visto anche la cristianità, per esempio, che è stata cancellata, anzi la cristianità cancellava i faraoni e tutto il resto. No, dicevamo sì, Malanga, il terzo occhio, tutte queste tradizioni antiche, e tutte le tradizioni poi, diciamo, si succedono e quindi cancellano quella precedente, quindi probabilmente l'umanità ha avuto anche un'involuzione in un certo senso, forse tante conoscenze antiche cerchiamo di riscoprirle. Qualcuno mi sta dicendo, cioè mi arrivano delle informazioni, che c'è proprio in questi anni, forse anche a causa di questo momento particolare di questi ultimi due anni, un'involuzione di tendenza. Probabilmente ci sono anche persone che si sono fermate, ci hanno fermati, siamo stati costretti a fermarci, qualcosa, qualcuno ci ha fermato, però è nata una riflessione più profonda, vero? Tu come l'hai vissuta questa fase? Sì, hai anticipato una cosa, una premessa, volevo fare su Corrado Malanga, che hai citato questa cosa qui della piramide, che ho visto anch'io, molto interessante, un po' lunga, molto interessante. Comunque lui dice in questa convention, diciamo così, che ci sono tre, lui ha definito, facendo finta che sia vero quello che dice, delle ipotesi, ecco, tre frequenze della mente, dello spirito, dell'anima. L'ha definita 389 Hz l'anima, 411 la mente e, guarda caso, 432 lo spirito. Allora uno si chiede, perché lo spirito, proprio lui, 432, non l'anima? Siamo composti da mente, anima e spirito. Cosa succede? Mente sarebbe il corpo, corpo-mente, tutte le varie. Noi abbiamo i cinque sensi per rapportarci con l'esterno, questi cinque sensi danno degli impulsi, questi impulsi arrivano all'anima, l'anima li prende come dato di fatto e li trasmette allo spirito, che li elabora. Diciamo che il giochino è questo, certo, molto semplificato, e guarda caso è lo spirito che ci permette di elevare. Noi ci eleviamo tramite lo spirito che elabora le sensazioni. Noi ci pungiamo con una rosa, il dito rileva che ci pungiamo, l'anima sente che il dolore che arreca pungendosi con la rosa, lo spirito ci fa su un'elaborazione, perché c'è la spina, perché la rosa deve avere le spine, cioè è un'elaborazione della cosa. Quindi guarda caso il 432 è direttamente collegato alla nostra parte spirituale, che è quella che ci permette di elevarci come persone. Quindi sostanzialmente questo tipo di questa frequenza risulta essere naturale, cioè secondo ricerche anche diciamo di altra tipologia, che non sono solo musicali ma che sono anche esoteriche, chiamiamole olistiche, come vogliamo, insomma, olistiche. Ecco, diciamo che secondo questa tesi tutto torna, tutto ha una logica, e guarda caso il 432 viene un po' bannato dalle sì. Varie perché questo? Posso dirlo, che con questa premessa
vogliono impedirci la nostra crescita spirituale, individuale, perché una persona che ha questa crescita è una persona meno gestibile, ragiona da sola, tira le sue somme su tutti gli aspetti della vita. Quindi, per sintetizzare, diciamo, noi abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di olistica e tutto il resto, cioè in questo festival noi cerchiamo, qual è lo scopo, diciamo, di questo festival, oltre che naturalmente valorizzare il nostro territorio, ma anche quello di interrogarci come persone, come esseri umani e anche come comunità. Anche come comunità di persone che non necessariamente vive in questo luogo, ma viene da varie parti. Tu vieni da Verona, tu vieni da Manto, io vengo da Pegognaga, non sono neanche nato qui, per dire. Però questo è un luogo che ci accomuna e ci fa riflettere su chi siamo e dove vogliamo evolvere, poi, fondamentalmente. Quindi attraverso la musica, attraverso queste frequenze, ci connettiamo con l'anima, come tu dici. Lo spirito. Cioè ci connettiamo sì con l'anima, che trasmette allo spirito, che con la frequenza 432, secondo come dice il Corrado, viene armonizzata la parte spirituale con le frequenze, certo, appunto 432. Ora, non credo che nessuno di noi abbia la verità in tasca, esatto, perché io ho provato a cercarla prima, ho trovato solo la mascherina, però credo che incontrandosi, parlando e comunicando attraverso di noi e suonando anche insieme, perché poi quando si suona c'è una connessione che è straordinaria. Chi suona, chi di voi ha usato uno strumento lo sa bene, che suonando insieme ad altri hai uno scambio molto forte a livello emozionale. E quindi diciamo che tutti questi elementi messi insieme tendono a far sì che l'essere umano ritrovi una propria dimensione. Evidentemente la compressione che diciamo prima, tutto quello che ci danno da mangiare, ci danno, cioè poi uno sceglie, perché ovvio, uno può anche decidere di prendere le radici, le erbe antiche come la Vanessa ci insegna. È fatica. È fatica, chiaro che... Loro oggi ti mettono tutto pronto, tu devi far fatica, chi me lo fa fare, perché esatto, il giochino è quello. Ecco. Esattamente. Quindi fondamentalmente diciamo che va fatta una ricerca su di sé per cercare di stare meglio, di migliorare, di non essere ingabbiati, diciamo, in uno schema. Ecco. Alla fine il 432 non è solo prettamente dello strumento o musicale o una cosa musicale, ma secondo me se si va a vagliare, a studiare, diventa come l'esempio che ho fatto della parte spirituale di Malanga, diventa tutto un discorso, un puzzle da unire con tutti i puntini, con tutti i puntini, e salta fuori, non dico la verità, ma salta fuori una consapevolezza diversa della cosa. Tutto è interconnesso, secondo me, non è solo questione di frequenza musicale. Io per esempio sono stato molto affascinato quest'anno, appunto, creando questo tema radici. Sono stato probabilmente ispirato, colto, perché radici, intanto lo spiego. Approfitto di questa cosa. Radici nasce dalle nostre perlustrazioni nei momenti in cui ancora non si sapeva se avremmo potuto fare questo festival, e abbiamo trovato nei sabbioni, nei famosi sabbioni vicino agli orti, proseguendo la strada qui lungo il fiume, e abbiamo trovato queste radici che uscivano, portate dal fiume, questi alberi con le radici. E quindi ho detto, ma queste sono le nostre radici, le nostre tradizioni, ragioniamo su queste cose. E sono molto attratto, mi piacerebbe nei prossimi giorni rincontrare Vanessa, capire quali sono le erbe, quali sono le ricerche che si possono fare anche sulla nostra alimentazione, che diventa fondamentale. Non a caso siamo riusciti a creare un ristorante dove abbiamo coinvolto la scuola, i ragazzi. Cioè, penso che questa sia stata un'operazione, oltre che diciamo utile dal punto di vista che abbiamo potuto dare informazioni e cibo ai nostri ospiti, ma anche un'operazione culturale che ha messo insieme appunto questi ragazzi, li abbiamo portati nel bosco, lo chef Bettegazzi, che insomma è stato straordinario, è qui dietro e farà da cena anche stasera per molte persone. Io direi che mi piacerebbe riascoltare un attimo il sitar ancora per chiudere la nostra conferenza, e poi magari facciamo altre due parole di chiusura. Quindi ci fai ascoltare un altro brano con il tuo bellissimo sitar. Allora, ti propongo uno scambio. Va bene. questo suono qui è il suono del tampura, che è uno strumento indiano
che ha una struttura simile al sitar, è solo che ha quattro corde e vibrano con questa. Io adesso l'ho settato su 432, un La 432, quindi sentite le frequenze che 216, 108, eccetera. Allora, se, normalmente questo suono fa un effetto strano, polarizzato, no, sugli occidentali. Ci sono gli occidentali che rimangono incantati, così, no, come uno stato di ipnosi, di ascolto senza pensieri, e ci sono degli occidentali che vanno in rifiuto, cioè dicono che è sta roba, mica è musica, è sempre uguale, è sempre la stessa cosa. E io ho voluto, adesso ti ho proposto lo scambio, invece che suonare in sitar, di far sentire questa cosa, e adesso ti provo anche a fare una cosa con la voce, perché si parla di subliminale. Io adesso vi racconto una cosa molto semplice, che ho cercato di far capire alle persone come funziona questo. Si parla di tecnica di programmazione neurolinguistica, si parla di linguaggio del corpo, ma si parla anche di altre cose. Un mio caro amico un anno fa disse: no, io guardo la televisione, ma non sono manipolato dalla televisione, perché sono intelligente, e quindi, sapendo che possono raccontarmi delle cazzate, cioè sono vaccinato alle cazzate. E siccome non so chi gliel'ha dato la patente del vaccino alle cazzate, però cos'è che ha fatto? Qual è l'operazione che ha fatto? Tutto quello che è logico, che è razionale, è quello che è veicolato. E non è così. Il 90% di quello che noi sentiamo è suono, è subliminale. Cioè ci lavora a livello subliminale, sia le immagini che il suono. Pensate alla voce e all'intonazione del conduttore del telegiornale. La voce, cioè come ci parla, è più importante di quello che ci dice. Certo. Le immagini che vediamo dietro, che secondo noi sono meno importanti, perché noi abbiamo il focus su quello che ci sta, sul conduttore, la conduttrice, no? E le immagini dietro in realtà stanno lavorando il nostro terzo occhio molto di più di quello che ci viene detto. Allora, questo è perché noi siamo fatti con una struttura psicofisica, che ci sono persone a sto mondo che la conoscono meglio di noi. Noi ci conosciamo molto meno di quanto altri ci conoscono, perché questo funziona anche con questa cosa qui, cioè questo suono crea una specie di bagno sonoro che fa come da sfondo a un qualcosa in cui la nostra anima, per dire come diceva prima Paolo, viene immersa, viene colorata. Dopo un po' che noi siamo dentro questa frequenza, questo suono è come se svanisse, perché è così presente che non lo vediamo neanche più, non lo sentiamo neanche più. Ed è per quello che questo suono fa da sfondo a tutta la musica vocale strumentale indiana. È come se fosse lo sfondo del quadro sul quale poi vai a dipingere con le tue note. Questo. Il prime. Gli dai il prime della carrozzeria per dargli sul colore. Cioè, nel senso, io immagino le note che vado a fare col sitar prima ancora di suonarle. Cioè, si sente adesso il tampone, no? E del pomeriggio, e si chiama Vim Palazzi. Io ho immaginato anche quella mano, ho fatto finta di suonarlo. Cioè, quello che noi sappiamo, sentiamo o vediamo è una parte di quello che esiste. È una parte di quello che esiste. Io mi ricordo che quando ero l'ultimo anno di conservatorio, mi sono laureato a Vicenza di musica indiana, la nostra professoressa di canto, che è anche esperta del Feldenkrais, metodo Feldenkrais applicato ai cantanti, ai musicisti, eccetera, no?
e ci disse che le neuroscienze erano arrivate, quindi stiamo parlando di 15 anni fa quando lei lo disse, quindi adesso siamo ancora più avanti, si erano accorti di una cosa, di un fenomeno che accade, l'avevano fatto l'encefalogramma a delle persone che erano in movimento, a delle persone che erano sdraiate per terra. Alle persone sdraiate per terra ci fu un gruppo bianco, no, dove la persona era rilassata, non pensava a nulla. Alle persone, al gruppo di sperimentazione venne chiesto di immaginare di fare un certo movimento e l'elettroencefalogramma registrò la stessa attività come se l'avessero fatto. Il che vuol dire che se noi siamo sdraiati per terra e ci immaginiamo di fare questo, immaginiamo un musicista, no? Per il nostro corpo è come se l'avesse fatto, cioè il nostro cervello registra il movimento anche se non c'è stato movimento, è stato immaginato. Quindi quando ci si dice ma io sono vaccinato alle cazzate, no? Quando sento qualcuno che dice una cosa io magari ho la mia idea e quindi no, non è vero, tu non resisti a quella cosa lì, è come una diga che si rompe, perché noi siamo molto di più di quello che vediamo, molto di più di quello che sappiamo. Infatti ti devo dare ragione su questo, perché io spesso, cioè io ormai non guardo più i telegiornali, ma quando vedo un conduttore in TV e sento che ha una timbrica vocale fastidiosa, proprio quasi metallica, cioè molto spesso questi conduttori, una volta c'erano le classiche signorine, vi ricordate, insomma, cioè, abbiamo fatto in tempo, che erano molto gentili, avevano una voce anche piacevole. Adesso sempre di più ci sono personaggi che veramente hanno la fastidiosità nella voce e di questo chiaramente la maggior parte della gente non è vaccinata, questo evidentemente. Io direi che abbiamo detto tante belle cose, io penso che a questo punto possiamo salutare i nostri amici. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Andrea Ferigo Sitarvala, mio compagno di avventure, e anche Paolo Sterzi. Paolo, tu hai il tuo banchetto qui, quindi se qualcuno volesse, ho visto che hai anche delle campane che servono poi a migliorare lo stato anche emotivo, insomma. Campane tubolari tarate su determinate frequenze, appunto come dicevi, per chi desidera avere una frequenza particolare, sono lì a disposizione. Sono costruite da te, se qualcuno vuole maggiori informazioni, esatto, si può avvicinare, può parlare con Paolo, esatto, e seguire il tutto. Vi ringrazio, buona continuazione. Grazie a tutti con le nostre attività. Grazie.